Siamo alla scuola sci di Corvara. Vista la giornata e soprattutto vista la neve, mi sembra il caso di iniziare in pista, però vorrei fare un po' più di fatica, quindi voglio sentire se c'è qualche maestro o qualche lezione di una specialità che magari non so fare, un po' più faticosa. Eccoci. Non è troppo ripida? No, iniziamo qui piano piano, poi... Allora, attenzione a non far partire gli sci. Senti, ma il telemark teoricamente bisognerebbe farlo con gli abiti tradizionali, giusto? Diciamo in teoria sì, perché è una tecnica di sci, diciamo, un po' più antica, quindi andrebbe fatta così. Però al giorno d'oggi viene fatta anche come tecnica libera, come alternativa allo sci. Sì, anche perché immagino che io quel gonnellone da neofita... No, una volta che la tecnica è quella giusta non ci sono problemi. La differenza fondamentale per chi sa sciare, no, discesa normale com'è? La differenza più importante è, diciamo, quella che c'è il tallone libero. Okay. Praticamente sei solo legati allo sci con la punta. Ok. E questo perché? E questo perché anche lo telemark veniva già usato da tanti anni fa, anche prima dello sci, proprio anche per spostarsi. Non solo per la sciata da monte verso valle, però anche per spostarsi nelle diagonali. E quindi si usava magari con scarpe normali che venivano agganciate allo sci. Esatto, esatto. E proprio per la discesa si scendeva col tallone libero. Vabbè, proviamo. Adesso do la mano, scendiamo praticamente in diagonale e proviamo piano piano a fare dei piegamenti. Ma lasciando la gamba avanzata e piegare quella a monte. Okay. Esatto. Questa sarebbe la posizione giusta a telemark. Abbiamo un appuntamento con Damiano Daponte, che è il direttore del consorzio turistico Alta Badia. Buongiorno. Buongiorno e bentrovati in Alta Grazie. Badia. Grazie. Qui è iniziato il turismo. Gli sciatori che hanno iniziato a godere del comprensorio sciistico Alta Badia hanno iniziato da qui. Nella zona Alta Badia sicuramente Corvara è stata la culla, la nascita del turismo invernale, e non solo invernale, anche estivo. E un testimone di questo inizio è proprio la prima seggiovia d'Italia nel 1947 al Colal. Ah, quindi si trova qui la prima seggiovia in assoluto? Sì, si trova proprio fra la prima e la seconda guerra. Ancora prima della prima seggiovia d'Italia c'era una slittovia che portava fino al Colal. Ovviamente l'impianto è nel medesimo luogo, ma è stato sostituito. Ora c'è un nuovo via più comoda. E comunque la stazione d'arrivo è sempre quella, anche la stazione di partenza. Corvara è il paese più grande, però da qua ci si collega benissimo a tutti gli altri paesi dell'area. Assolutamente sì, ci sono i sei paesi dell'Alta Badia: Corvara col Foscolo, La Villa, San Cassiano, Badia e Laval, che comprendono l'Alta Badia, una zona sciistica con tanti impianti, ma anche dall'Alta Badia e da Corvara c'è il collegamento con ancora più impianti, con le quattro valate ladine. E ci sono più di 500 km di piste, oltre 200 impianti di risalita, tutti collegati fra di loro. Ecco, Corvara, essendo un po' più grande degli altri paesi, permette anche maggiori diversivi magari dopo lo sci? Sì, abbiamo anche, naturalmente, come in tutte le zone invernali, non c'è solo sci, c'è la passeggiata, c'è il parapendio, abbiamo lo stadio del ghiaccio, il tennis scoperto, e quindi ci sono le piste di slittino. E allora non solo sci, però anche alternative allo sci, e sempre di più anche proprio c'è gente che viene anche a passeggiare. Quindi turismo invernale è anche turismo estivo, l'indice di gradimento propende più per i mesi caldi o i mesi freddi? Ma diciamo che l'inverno è la stagione che va per la maggiore, però negli ultimi anni anche l'estate sta crescendo bene, il paesaggio è veramente stupendo d'estate, altri colori, più colori, però diciamo questa atmosfera invernale sicuramente spinge ancora più gente da noi, anche per l'offerta sciistica di chilometri di piste. Qui
tra l'altro voi date molta importanza anche all'aspetto gastronomico, quindi c'è una grossa tradizione gourmet che si è sviluppata ancora di più in questi ultimi anni. Io direi che lo sciatore non c'è lo sci naturalmente, ma anche il vivere bene, il gustare piatti tipici, magari rivisitati, e in Alta Badia abbiamo 3 ristoranti stellati, ma non solo questo, nei rifugi e nei ristoranti anche a valle, proprio la cucina, grazie forse anche a questi ristoranti stellati, è cresciuta molto e i nostri operatori cercano veramente di dare qualità nel mangiare. Qui mi hanno consigliato una colazione in vetta, dov'è? È proprio al Colalt, quello che ho appena prima annunciato, dove una volta alla settimana c'è la possibilità di salire prima dell'inizio dell'apertura degli impianti. C'è una colazione sostanziosa, dal miele allo yogurt, ai prodotti proprio tipici dell'Alto Adige e Ladini, e dopodiché si può fare la discesa prima che aprano gli impianti sulla pista vergine battuta durante la notte.